non arrenderci, questo alla fine è un po' quello che ci spinge tutti assieme, i quattro soci, ad aver voluto fortemente la nascita di questa cooperativa. La cooperativa agricola Terre della Costa Viola punta soprattutto al non voler abbandonare i nostri terrazzamenti, i nostri vigneti, e quindi questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente produrre vino, coltivare l'uva Zibibbo e recuperare quelle che sono antiche colture come fichi d'India, limone e tante altre cose. Questo è un aspetto fondamentale. Oggi purtroppo i nostri contadini hanno raggiunto un'età matura e hanno difficoltà ancora a coltivare questi vigneti. Io sono figlio di contadino, non mi sono mai occupato di agricoltura, però allo stesso tempo ho sempre respirato quest'aria in famiglia, ho sempre aiutato in qualche modo mio padre. Adesso credo che le giovani generazioni debbano fare qualcosa, debbano tentare in qualche modo di portare avanti quella che è stata anche l'azione e l'attività dei nostri padri. È chiaro che oggi i tempi sono cambiati, i giovani di oggi non potranno e non possono mai fare quello che i nostri contadini hanno fatto in passato, però allo stesso tempo cercando di portare avanti a livello anche innovativo quella che è stata l'attività agricola. Stasera proprio di questo si parla, ritornare alle radici per coltivare il futuro. Questo è il tema di questa sera. Proprio perché tornando alle radici, tornando ai nostri padri, si possa un po' innovare e quindi coltivare quello che è il futuro. Allo stesso tempo stasera si presenta quella che è la cooperativa Terre Agricole della Costa Viola. È importante perché vuole operare in un ambito di Costa Viola e vuole operare soprattutto nel non far abbandonare questi vigneti. Questo è l'obiettivo principale. È interessante la nascita di una nuova forma di cooperazione in territori dove è difficile aggregare più produttori. Dopo l'esperienza ancora in corso di Enopolis Costa Viola del 2004, oggi battezziamo un'altra realtà che è Terre della Costa Viola. È più specializzata verso una delle culture tipiche della Costa Viola, che è lo Zibibbo. Quindi un'uva da tavola che da qualche anno è anche uva da vino, ma che può dare e continuare a dare grandi soddisfazioni economiche, oltre che di valorizzazione del territorio e del paesaggio di tutta la Costa Viola e di Bagnara in particolare. Vorremmo iniziare con un progetto specifico, con un marchio commerciale che si chiamerà ZB, che la cooperativa porterà avanti con tutta una serie di prodotti a base di Zibibbo di Bagnara Calabra, che quindi potrà essere la base per un rilancio e soprattutto la razionalizzazione di una cultura storica che ha bisogno di innovazione per poter mandare avanti un'economia rinnovata nell'ambito agricolo. Nasce questa cooperativa Terre della Costa Viola, una cooperativa che di fatto caratterizza il nostro territorio, identifica un territorio come quello della Costa Viola che è unico insieme al territorio delle Cinque Terre in Liguria, è un territorio che rappresenta un'eccellenza in termini culturali, in termini ambientali, in termini rurali. E questa cooperativa, il cooperativismo, lo stare assieme, il cambiare la prospettiva, l'agricoltore che passa da semplice contadino passa a imprenditore agricolo, in una cooperazione, in un'attività di cooperazione che porterà sicuramente beneficio a tutta l'agricoltura e soprattutto economie di scala che possono innescare nuovi posti di lavoro e miglioramento della qualità della vita. Una cooperativa che sicuramente caratterizzerà, identificherà, permetterà di identificare ancora questo nostro territorio della Costa Viola attraverso questa eccellenza che è lo Zibibbo e che mi auguro che questa sia una partenza per identificare altri prodotti che possono, insieme al limone sposato di Favazzina, insieme al mandorlo, insieme a tutti quei prodotti che caratterizzano le terre i terrazzamenti della Costa Viola, possono sempre di più migliorare l'attività rurale del nostro territorio, ma soprattutto caratterizzarlo e identificarlo sempre di più nei nostri territori nazionali e nell'identità nazionale. Questa è una bella iniziativa, si presenta una cooperativa, noi abbiamo avuto già un'esperienza come Confagricoltura su Bagnara per promuovere e costituire la cooperativa Enopolis Costa Viola, ma che formalmente non ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Oggi c'è questa nuova realtà, noi riteniamo che la tradizione, come il titolo del convegno, coniugata al futuro, sia un elemento fondamentale, perché l'agricoltura è in continua innovazione. I giovani stanno portando molta innovazione, stanno creando le nuove culture, stanno innovando quelli che sono i processi produttivi, oltre che le culture e le varietà delle produzioni. Ma la cosa più importante, particolarmente per questo territorio, è quello di promuovere non solamente la parte, diciamo, agroalimentare, ma quello di promuovere il territorio nella sua interezza, la
dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista turistico e anche dal punto di vista artigianale. Credo che questa sia un'iniziativa importante e su cui fondare un futuro di sviluppo per l'agricoltura e l'agroalimentare.